Bene. Allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui questa sera dopo la mia introduzione. Abbiamo con noi il professore Avelino Zanini. Il professor Avelino Zanini, che viene dall'Ateneo di Ancona, e insegna filosofia politica con una forte competenza di storia del pensiero economico. E ci parla di, ma appunto, di Marx e il pensiero economico, e particolarmente della lotta storica intorno alla teoria valore. Bisogna ringraziare molto il professor Zanini, che è uno dei più importanti studiosi di storia del pensiero economico, e bisogna stare un po' attenti, perché la lotta intorno alla teoria del valore non è una cosa che sta campata in aria. È per la teoria del valore è stato il terreno di scontro fra organizzazioni reali del mondo, reali. Una cosa è essere keynesiani, una cosa è essere neoliberisti, e quindi stiamo ad ascoltare con particolare attenzione la sua relazione, della quale fin d'ora lo ringraziamo, alla quale seguirà il consueto dibattito. Prego. Chiedo il tempo che posso spiegare. Allora, sono, diciamo che per me, per noi, sulla base dei nostri standard, può parlare di nuovo, di quanto, tranquillamente, perché abbiamo un pubblico allenato alla durezza del concetto. Innanzitutto io ringrazio il professor Galli, ringrazio la Fondazione Gramsci, che ho ovviamente molto apprezzato, ringrazio voi. Mi scuso anzitutto se non sarò effettivamente competente in tutti gli aspetti delle questioni che andrò a sollevare, nel senso che alcune questioni me le trovo per forza davanti, richiedono delle competenze economiche che non ho, e la cui trattazione peraltro basterebbe da sola per una intera conferenza. Allora io ho optato per una sorta di scavo che cerchi di rendere ragione anzitutto della posizione della teoria del valore in Marx rispetto alla storia del pensiero economico, e questo comporterà, e il professor Galli mi fermerà se ecceterò, un po' di marxologia, che non significa ovviamente filologia del testo, perché non sarei attrezzato per farlo, ma insomma richiamo di alcuni passaggi che sono fondamentali, ancorché piuttosto noti, per poter poi parlare effettivamente di quello che è accaduto dopo. Diciamo subito, e mi riallaccio alla presentazione del professor Galli, che un problema di teoria del valore, nel senso in cui si è discusso per lunghi decenni, non esiste più da un bel pezzo. Non esiste più da un bel pezzo per diverse ragioni, la principale delle quali è dovuta al fatto che alla teoria economica, in quanto prassi amministrativa, per utilizzare un termine che vorrei che fosse interpretato in termini tecnico e non banale, della teoria del valore in Marx, sinceramente non se ne è mai interessato granché. Il dibattito ha riguardato certamente un'impostazione di fondo, e su questo effettivamente della ricerca e della ricerca economica e dell'interpretazione del mondo, e su questo
certamente i contrasti sono stati molto forti e sono stati certamente contrasti reali, concreti, storici, i quali continuano ad essere presenti sotto questa forma, ma non attraverso un filtro teorico riconducibile direttamente oppure indirettamente alla questione teoria del valore. Allora vorrei provare a conciliare questi diversi aspetti, anzitutto chiedendomi se esista storiograficamente e concettualmente un posto definito per Marx all'interno della storia del pensiero economico. È una questione apparentemente banale, ma in realtà non è così. È evidente che qualsiasi manuale non potrà che collocare Marx dopo Smith, Ricardo, Malthus, Mill. Evidente, non può che metterlo lì cronologicamente parlando. Ed anche tematicamente, chiaro. Però il fatto che Marx lì ci possa stare senza particolari problemi disciplinari, ecco, giusto per essere, è questione di non poco conto, rispetto alla quale una generazione come la mia, la nostra, insomma, aveva trovato una soluzione piuttosto radicale. E io credo che questa soluzione, che cioè l'indicare essere Marx critico dell'economia politica, fosse fondata e rimanga fondata. Allora, il quesito primo, dicevo, potrebbe essere: Marx è colui che, appartenendo alla tradizione classica, la porta a compimento prima ovviamente della rivoluzione marginalistica neoclassica, oppure, pur essendo lì, è altro, sin dall'inizio. Il quesito è importante perché l'interpretazione che di Marx si può dare deve molto a questa risposta. Ora consideriamo qualche data molto brevemente. Prima edizione del primo libro del Capitale, che è l'unico da Marx pubblicato, come è noto, è del 1867. Seconda edizione 1873. Marx morirà nel 1883, lo stesso anno davvero simbolico in cui nascono Schumpeter e John Maynard Keynes, cioè due delle figure più rilevanti della storia del pensiero economico moderno contemporaneo. Ebbene, tra 1871 e 1874, quindi cronologicamente parliamo di termini, siamo lì, vedranno la luce tre opere che convenzionalmente sono assunte essere i manifesti teorici della cosiddetta rivoluzione marginalistica, la quale rovescerà tutto ciò che la scuola classica, Marx incluso, avevano fino a quel momento sostenuto, in particolare privilegiando un approccio di tipo soggettivistico anziché un approccio di tipo oggettivistico. Ecco, l'attualità chiaramente ancora presente nel mainstream economico, ancora prevale un'impostazione di tipo soggettivistico, ancorché gli strumenti si siano estremamente raffinati. Che cosa significa questo? Beh, è superfluo tanto qui a richiamarvi quali fossero queste opere, comunque Gibbons, comunque Menger, peraltro personaggio molto anomalo anche all'interno del partito soggettivistico, non a caso di lingua tedesca e non a caso artefice essenziale della scuola viennese, quindi due differenze fondamentali di lingua tedesca e di scuola viennese, d'accordo? E poi naturalmente Barbara. Ora, dicevo, il contratto fondamentale verte su che cosa? Mentre la scuola classica e Marx avevano difeso la concezione dinamica del processo economico, attribuendo alla produzione un primato fondamentale, la teoria del valore lavoro, su questo si fondava, il marginalismo, viceversa, privilegia una concezione statica, concentrandosi essenzialmente sul comportamento del consumatore, considerato essere soggetto perfettamente informato, razionale. Evidentemente queste due distinzioni, questa distinzione basilare, che risparmio altre, che sono conseguenti a questa distinzione, comporta che cosa?
il passaggio da una visione macroeconomica ad una visione microeconomica, cioè non è più una questione di comportamento e di scontro, conflitto tra classi sociali, ma è una questione di comportamento dei soggetti, diciamo così, individuali, che come consumatori decidono in base alle loro preferenze che cosa? La determinazione anonima, ovviamente, grazie al banditore barrasiano del prezzo. Da una concezione di palese ciclo evolutivo, in cui è chiaro l'evoluzione ciclica del sistema economico, ad una concezione appunto statica, istantanea. Ora, queste distinzioni comporteranno chiaramente che cosa? Il rifiuto esplicito, diretto, immediato di una teoria del valore oggettivo, teoria del valore lavoro oggettivo, e a vantaggio di una teoria soggettiva del valore, quindi da una teoria in cui il valore era fondato sul lavoro ad una teoria in cui non c'è una teoria del valore se non in quanto prezzo, e la determinazione del prezzo è determinata dal comportamento dei singoli consumatori nel loro insieme, nella loro totalità. Nessuno ovviamente è in grado di determinare il prezzo, perché se così fosse sarebbe un monopolista, ma tutti cooperano anonimamente alla definizione del prezzo. Non c'è evidentemente alcuna, diciamo così, teoricamente parlando, non c'è alcun riferimento appunto a quello che era stato per la scuola classica la novità, cioè il concetto di valore lavoro. Ora, non è un caso che subito dopo la pubblicazione del terzo libro, Il Capitale, da parte di Engels, libro come noto postumo, che Marx non aveva concluso, una importante artefice della scuola viennese di nuovo, seguace di Menger ma non allievo di Menger, e cioè Ben Baber, sollevi nel 1896 la cosiddetta contraddizione esistente tra primo libro del Capitale e terzo libro del Capitale relativamente alla teoria del valore lavoro. Ciò che nella intenzione e interpretazione di Ben Baber non era affatto, per così dire, dovuto alla volontà di rovesciare Marx, banalmente parlando. Ben Baber era un grande conoscitore di Marx, d'accordo? E anche un grande estimatore di Marx, però effettivamente il problema c'era, e c'era il cosiddetto problema della trasformazione dei valori in prezzi. Un problema che ci trascineremo tra diverse soluzioni e non, sino almeno al 1960, quando il grande Piero Fraffa, emigrato a Cambridge a causa del fascismo, un intelletto acutissimo, pubblicherà appunto Produzione di merci a mezzo di merci, uno scarno libretto con il quale apporterà, per così dire, non solo la soluzione del problema, ma anche concluderà, per così dire, quell'opera che aveva iniziato già nel 1925, ovvero quell'opera di demolizione del concetto neoclassico di concorrenza. Il problema qual è? Il problema è che nella soluzione di Raffa c'era una piccola questione: la teoria del valore lavoro era del tutto inutile, nel senso che ricardianamente, e oltre Riccardo, Raffa era l'editor delle opere complete di Riccardo, la questione si risolve in termini di equazioni simultanee, se non ricordo male, se non dico male,
Tuttavia, per queste equazioni, poiché gli input non possono che essere prezzi e non valori, lavoro, la teoria del valore lavoro è tutto io. Ecco allora la grande questione: ma abbiamo risolto il problema o risolvendolo abbiamo reso inutile sostanzialmente l'approccio di Marx? Non si risolse affatto con la pubblicazione della 1960 delle produzioni di Benjamin Zemer, tant'è che nel 1978 a Modena potremmo ad assistere ad una convegno vivacissimo, d'accordo, in cui alcuni dei migliori intelletti, per così dire, della nostra generazione, da Napoleoni a Becca, da Salvati a Vianello, non ricordo più altre, ma insomma persone di prestigio, si confrontarono. Perché a Modena? Perché a Modena è una ragione molto semplice, perché in quegli anni la facoltà di economia di Modena era una facoltà molto importante in Italia, perché vi era una colonia di, in questo modo del termine, di studiosi che avevano dei collegamenti, diciamo così, molteplici tra Cambridge, dove avevano per lo più volte un dottorato, quindi Straffa, quindi Garagnani, e Roma, quindi Silo Slabini, il sindacato della figura emblematica di Vittorio Foro. Non a caso questi signori, allora, questi professori, erano definiti i conflittualisti, d'accordo? Perché con le loro teorie, il sindacato traeva anche, diciamo così, ispirazione, e queste teorie erano tali da poter sostenere che cosa? In base al paradigma straffiano, che certo la teoria del valore del lavoro non poteva più essere esibita come un fondamento scientifico dello sfruttamento, d'accordo? E tuttavia nella soluzione di Raffa era fortissima la contrapposizione tra saggio del salario e saggio del profitto. Quindi, ok, non abbiamo più una teoria del valore lavoro come Marx l'aveva dipinta nel primo libro del Capitale, però il conflitto di classe ci rimane. Non solo, ma potremmo aggiungere a quel conflitto di classe che cosa? Teoria della variazione, teoria delle merci, eccetera, eccetera, quello che è presente nel primo libro del Capitale, indipendentemente dal pasticcio sulla trasformazione del terzo libro, relativa al pasticcio di cui Marx era peraltro consapevole e d'accordo, e della questione appunto relativa alla trasformazione del libro in Marx. Ebbene, dicevo, allora abbiamo, per così dire, risolto tutte le questioni. Certo, potremmo considerare risolta la questione se accettassimo appunto la possibilità di, per così dire, distinguere in filosofia ed economia, mettendo la politica, nel senso con la P maiuscola, un po' di corpo di là. Potremmo considerare la questione risolta appunto se sulla base di questa assunzione dicessimo non c'è problema. Da un punto di vista filosofico abbiamo la teoria della relazione, le merci, c'è il feticismo, eccetera, e da un punto di vista, diciamo così, economico, gli strumenti evolvono, è evidente. Marx non aveva quegli strumenti che potevano risolvere la questione, Raffa li ha messi in campo. Dove sta il problema? Lo sfruttamento c'è, la contrapposizione diretta tra profitto e salario c'è, non abbiamo bisogno d'altro. Però qualcuno disse: no, guardi, questa soluzione proprio non mi convince, e il fatto è che il qualcuno era più di qualcuno e, soprattutto interessante, muoveva da posizioni molto differenti, d'accordo? Per cui potremmo ricordare, che ne so, un Marcello Messori, poi diventato presidente del Collegio dello Stato, ottimo studioso di teoria economica. Potremmo ricordare, che ne so, Bello Fiore, potremmo ricordare però potremmo ricordare in modo suo anche Massimo Cacciari, d'accordo? A modo suo perché? Beh, perché la sua collocazione era molto diversa, e pur non appartenendo alla scuola operaistica in quanto tale, cioè al
trittico, diciamo così, pronti, negri, adorosa, se non altro per questioni di anagrafe, di 10 anni o in meno, certo, in quel luogo che era cresciuto, ma cresciuto, d'accordo, anche mi sostenne un certo articolo sul Hautato del 1976 che la disputa sulla teoria del valore del lavoro in realtà non poteva essere risolta nei termini del calcoletto, come ama dire lui, no? Ma doveva essere risolta semplicemente tenendo conto di ciò che nel frattempo era accaduto nel mondo e nel frattempo di ciò e considerando appunto quale utilità poteva avere l'interpretazione di Marx rispetto al mondo contemporaneo. Valore, valorizzazione del cervello sociale, questo era il titolo dell'articolo, dove il cervello sociale traduceva sicuramente il genere dell'intelletto di cui parla Marx nei Comics, e però in Cacciari, che era alieno da Hiroshima, e lo dice esplicitamente, ciò non significava, come vedremo poi, quello che nel frattempo ciò avrebbe significato per in particolare per lei, ma significava invece che cosa? Prendere atto che vi sono dei processi innovativi tali che rendono del tutto irrilevante il calcolo del valore del lavoro. Dove sta il valore lavoro in un processo innovativo a forte integrazione verticale, come diceva Lotta nel 75? È chiaro, dove sta? Quindi il problema poteva essere risolto non certo lungo la via tracciata da Sraffa, che era corretta, ma non poteva nemmeno essere risolta riconducendo Marx al puro empirio della filosofia. Doveva essere preservata appunto la critica dell'economia politica. Per adesso un personaggio molto competente e peraltro molto equilibrato, come Claudio Napoleoni, in un celebre articolo pubblicato su Rinascita, allora Rinascita era, come ben sapete, come pensando per voi, coloro che insomma hanno un'età adeguata, era un settimanale che aveva una grande rilevanza nel dibattito culturale. Vi ricordo, uscì un libro molto importante di Marco Lippi, il cui titolo, Modenese Incheggi, se non ricordo male, il cui titolo era Max, per Ethas Compass, la quale pubblicava una serie di profili, ma di profili di alto tenore, infatti da persone di grande prestigio, come era sicuramente Lippi, e in questo libro appunto Lippi difendeva a modo suo la tesi di Traffiana, eccetera, 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 e non poteva che condurci a che cosa? Al filosofo ed economista. E la tesi di Napoleoni nel recensire questo importante libro su Rinascita, poi non so se il titolo fosse suo, ma questo era detto comunque nell'articolo, il titolo era di quello dell'articolo, era Il Marx inutile di Lippi, dove l'aggettivo evidentemente non era assolutamente relativo alla pochezza, perché di pochezza non se ne poteva certamente parlare, ma l'inutile stava per dire non ha risolto il problema. Non è che con un Marx filosofo più Marx economista risolve il problema. Tagli il nodo a metà, ma non risolve il problema. Ora, in tutto ciò, che cosa secondo me è interessante cogliere? È interessante cogliere quello che è il profilo più tipico del ragionamento di Marx. E allora, includendo un po' di una inevitabile marxologia, però spero non troppo pesante, tra caso me lo direte e girerò registro. E dobbiamo innanzitutto chiederci, ma perché non dobbiamo accontentarci in fondo di avere una teoria dell'alienazione, della merce, dello sfruttamento, tutto ciò
accanto ad una teoria corretta, formalmente corretta, della questione valore prezzi. Chi se ne interessa se non è più quel fondo? Non si tratta di un peccato mortale, voglio dire, cioè Marx stava ragionando con gli strumenti, Riccardo prima di lui si era dovuto rompere il naso, per così dire, contro lo stesso problema. È un problema di fatto irrisolvibile, senza rinunciare alla categoria di valore lavoro. D'accordo? È un problema irrisolvibile, formalmente parlando. Voi mi direte perché? Perché la cosa diventa complicata per me, ma in grosso modo, in termini abbastanza comuni, quindi cioè, ognuno di noi quando compra qualcosa non è che paga una quantità di valore lavoro, quante ore sono state necessarie per, paga un prezzo. E ovviamente questo prezzo è punteggiato un saldo del profitto. Perché il ragionamento di Marx potesse reggere, bisognerebbe che il saldo di profitto alto in questo, presente in questo settore fosse uguale a questo settore. È un'ipotesi formalmente inaccettabile, insostenibile. Perché? Perché per produrre questo merce la tecnologia, Marx la chiama la composizione organica capitale, è di un certo tipo, per produrre questa è di tutt'altro, per produrre questa è tutt'altro ancora. Tutto ciò dà luogo in termini formali ad un groviglio tale per cui attraverso il valore lavoro si può arrivare al massimo ad una approssimazione. Ma l'approssimazione chiaramente non dice nulla in un calcolo che deve essere o corretto o non corretto. E allora qual è la soluzione? Come dicevo prima, bisogna poter partire già con i prezzi, quello che farà strafa attraverso un'opportuna formulazione matematica, eccetera eccetera. Ecco, dicevo, ma rispetto a questo, perché non potremmo rinunciare a questo calcolo sbagliato? Oppure, e se vi rinunciamo, dobbiamo accettare per forza la soluzione filosofia più economia politica, cioè una concezione del mondo più in fondo la teoria economica che funziona, no? Può essere quella di Sraffa, può essere quella di John Maynard Keynes, può essere quella che volete voi, in fondo politica economica non si fa certamente con la teoria di Marx, cioè con un uomo, con la teoria di un uomo morto nel 1883, ma scherziamo? Cioè io quando dico ai miei studenti, se qualcuno di voi ha male un dente, dove va? Dal barbiere? Come nel 1883? O cerca compatibilmente con le sue possibilità di andare presso un servizio magari pubblico, cioè inesistente, e adeguato. Ovviamente, ma scegliere la seconda ipotesi, no? Allora, la scienza economica è una scienza naturale? No, non è una scienza naturale in questo senso, tanto è vero che i calcoli della scienza economica sono sostanzialmente inattendibili, spesso. Si fanno delle previsioni, si fanno delle proiezioni, gli studi econometrici non calcolano a posteriori, ma profilano degli scenari possibili, ovviamente scientificamente fondati, su che cosa? Su base di dati enormi. Attraverso che cosa? Attraverso ipotesi interpretative che utilizzano gli strumenti di oggi, non del 1883. Cioè, vedo come lavorano i miei colleghi, e cioè, allora spostiamo qua, lo mettiamo là, ma dico, ma che fa? Potete fare come volete? E loro sorridono, naturalmente, che sono io, e hanno ragione. Fanno quello che vogliono, si muovono secondo dei criteri che sono formalmente sensati e corretti. Il problema è che in questa soluzione ciò di cui non rendiamo conto, ciò di cui non rendiamo conto, è l'intenzione di Marx, è sempre molto problematico appellarsi a formulazioni di questo genere, perché significa attribuirsi le intenzioni che non conosciamo. Basiamoci sui testi. Qual è il titolo dell'opera di Marx?
Das Kapital, Durchkritik der politischen Ökonomie. Il capitale, per la critica dell'economia politica. Sottotitolo ingombrante, un po' sì, ma indicativo, perché? Perché Marx nel 59 aveva già pubblicato un testo, quello che Maurice Taub ha definito le battute iniziali dell'opera del 67, dedicato proprio allo scambio, teoria del valore, eccetera, eccetera, il titolo di quest'opera era, guarda caso, per la critica dell'economia politica. Allora, che cosa significa questa insistenza di Marx sulla critica? Molti anni fa, nel 1965, un importante filosofo francese, Jacques Rancière, scrisse un saggio nell'interno del grande progetto althusseriano di interpretazione dell'università di Marx, dedicato proprio al concetto di critica. In Marx, ovviamente, perché non è che la critica diventò Marx, come è evidente, però il concetto di critica in Marx ha un ruolo estremamente importante, anche nel Marx politico, anche nel Marx storico. E appunto Rancière ci diceva che cosa? Che il concetto di critica è un concetto che troviamo presente in tutta l'opera di Marx. Sto leggendo. Egli l'ha utilizzato in ogni momento dello sviluppo del suo pensiero per designarne l'attività specifica. In breve, deve essere inteso questo concetto non solo come un dispositivo interpretativo, ma proprio come, deve essere inteso, diciamo, questa espressione, non come un semplice dispositivo interpretativo, ma come un concetto. Per la critica dell'economia politica è un concetto, d'accordo? Ed è quel concetto, come vedremo adesso, che rende impossibile dal punto di vista storiografico collocare Marx nella tradizione della classica, pur considerando la sua opera il compimento. No, non è il compimento della tradizione classica. Questo compimento, se proprio volessimo cercarlo, lo troveremmo, io credo, in John Stuart Mill, d'accordo? Non in Marx. In Marx troviamo la critica dell'economia politica che tutto fa tranne che portare a compimento la tradizione classica, nello specifico tutto fa tranne che portare a compimento la teoria del valore lavoro. E se noi accettassimo l'idea filosofia più economia, feticismo più trappa per intenderti, non potremmo che accettare l'idea che Marx compie la tradizione classica. Sarebbe la soluzione più ovvia e in un certo senso inevitabile. Ma Marx non compie la tradizione classica. A modo suo tenta di sovvertirla, perché la critica non è semplicemente un dispositivo benevolo, non è una emendazione, è un sovvertimento. È un sovvertimento letterale. Quantunque Marx appunto faccia esplicito, come no, riferimento a Smith, a Ricardo, a Malthus, a Mill, a Bentham, con argomenti molto critici, ma riconoscendo sempre il detto. Non a caso distingue economia politica classica scientifica, Smith, Ricardo, ma da quelli che lui definisce pugilatori a pagamento. E chi sono i pugilatori a pagamento? Sono i volgari, coloro che hanno semplicemente adattato la teoria classica al fine di non solo interpretare il mondo, ma di pietrificarlo in un certo senso. Ecco allora che la questione critica dell'economia politica è importante, estremamente importante. Questo, dicevo, era il Marx della mia, nostra generazione, e io credo che questo Marx debba essere mantenuto,
questa interpretazione debba essere mantenuta. Quantunque sia certamente una interpretazione inconcludibile. È un'interpretazione inconcludibile, ma è inconcludibile il problema che questa interpretazione porta con sé, che non è un problema di Marx, è un problema della modernità, è un rapporto tra economia e politica. Chi ha concluso questo rapporto? Il rapporto tra economia e politica sta lì. È almeno cento quanti anni, non so più, un secolo e mezzo, anche prima, certo, anche prima, è evidente, ma nei termini moderni sta lì il problema. Secondo voi, chiedo scusa, Carl Schmitt, senza questo problema? Perché ad un lettore come sottoscritto, che è solo un lettore, Calvino continua a dire un sacco di cose, perché questo problema continua a trovarlo nella questione della rappresentanza, nella questione della Costituzione, nella distinzione tra rappresentanza, diciamo, politica e rappresentanza economica. Ma poi quanti autori, weimariani, non troviamo che su questo insistono e su questo va? Marxiani o marxiani, ma chi se ne interessa, non è un problema, certo, non sono i nomi, ma ci sono i Kirchner, ma c'è anche altro. Allora, il fatto che sia inconcludibile non significa che non sia rilevante, se no, appunto, vi dico, prendiamoci pure Strafano. Ma con Strafano non andiamo mai da nessuna parte, perché la teoria economica di Strafano non se ne interessa proprio, non è fatto nulla. Perché uno sconfitto anche egli, non sì, certo, anche questo è vero. Ma perché per fare politica economica, e questo fare la teoria economica, serve altro. Servono altri strumenti, non l'algebra essenziale del grande Sraffa. Allora, critica dell'economia politica. Non riuscirò mai a dire tutto quello che devo dire, però dovrei arrivare ad un punto ragionevole, tenendo presente il tempo di cui posso disporre. Ora, permettetemi di muovere da una definizione che andrà ovviamente motivata e dimostrata, perché quando diciamo critica dell'economia politica non dobbiamo pensare si tratti semplicemente, come dicevo prima, di una emendare. C'è una differenza verticale che taglia il mondo classico, come dire, in senso che lo seziona in senso verticale. In che cosa consiste questa differenza? Ora, la differenza che sussiste tra l'ordine del discorso della politica, l'economy classica, Smith e Ricardo in particolare, e la critica marxiana è concettualmente rappresentata da che cosa? Dalla distinzione tra lavoro e forza lavoro. In termini più poetici, dall'eccedenza generata dal lavoro vivo. Questo è il cuore della teoria del valore in Marx, la cui sostituzione del lavoro vivo, che è la forza lavoro appunto, costituisce la differenza specifica di quello che Marx definisce modo di produzione capitalista, che è appunto storico. E non naturale, storico e eterno. Tutto ciò si coagula in una strategia discorsiva che è rappresentata dall'approccio categoriale che sostiene la critica dell'economia politica e in particolare da quella verständige abstrazione, cioè da quella astrazione sensata che ha senso. Proprio perché? Perché è un'astrazione determinata, è un processo di sintesi tra intuizione e rappresentazione. La famosa Einleitung del 57, la lite infinita, soprattutto nella grande maxima italiana degli anni 60, tra astratto, concreto, astratto, la volpe, la scuola, eccetera. E qui il senso di questa attrazione.
E in questo senso il progetto della critica marxiana ambisce ad avere che cosa? Una capacità destrutturante. In base a che cosa? In base ad un assunto politico che si ritiene essere scientificamente fondato proprio perché è critico. Quindi sono di parte, rivendico questa parte, ma la rivendico in termini scientifici, cioè politica e scientificità stanno nella critica. Ragion per cui, di nuovo, un po' di filosofia e un po' di economia non danno critica dell'economia politica. Non si può delegare la filosofia alla politica. E guardate che non è una tentazione da poco, perché in questa tentazione potrebbe sembrare, e dico consapevolmente, potrebbe sembrare, e in alcuni casi purtroppo credo che il sembrare sia poco, sia finito anche un signore, un filosofo di grande prestigio, quale Mario Tronti. D'accordo? Non a caso quel giochetto di filosofia più economia non poteva che dare luogo ad un certo punto a che cosa? Ok, l'economia la raddrizziamo, interpretiamo secondo i termini zaffiani, poi l'autonomia del politico, che allora non era ancora qualitativamente quello che è, forse sì, non lo so, è venuto oggi, l'autonomia del politico, governiamo il calcolemus. Tu dammi gli strumenti del calcolemus e poi del resto questo diventerà, o meglio sempre stato, anche il punto di vista privilegiato da un weberiano, detto sempre con grande stima, quale Cacciaro, sostanzialmente. D'accordo? Allora, la distanza tra critica dell'economia politica e dell'economia politica classica. L'idea di Marx è che l'economia politica classica, pur assumendo la political economy, pur assumendo la politica economy, diciamo, un profilo scientifico, abbia come scopo quello di dimostrare che ciò che accade non è grandemente, non è storicamente determinato, ma è appunto qualcosa che può essere interpretato come naturale. Da questo punto di vista i rapporti sociali sono trasfigurati, dice Marx, dalla politica economica classica in rapporti naturali. Ecco allora dove l'intento della critica dell'economia politica di tenere assieme politica e scientificità, politicità e scientificità, non può che trasformarsi anche in una critica dell'ideologia. Ma attenzione, la critica dell'ideologia non come un sovrappiù rispetto al politico, ma come un elemento che è parte della critica politica di Marx. Direte voi, critica politica in Marx, ma se è proprio lì il punto su cui poi appunto dovremmo dire, ho detto critica politica, non critica della politica, naturalmente, che è altra cosa. E che certamente non c'è in Marx, d'accordo? Ma critica politica, beh, insomma, se non c'è questo, non c'è altro. Il fatto è che resta da vedere, al di là delle categorie, in quanto tale, se critica politica e critica della politica sia davvero distinguibile, certo, in ambito scientifico, accademico, tutto è possibile, ma poi praticamente, d'accordo? Praticamente, tanto per stare attaccati a grandi personaggi della praticamente, che cosa accade della critica della politica quando un Tronti nel 72, non si trova d'accordo con un Bobbio? Reverenza per l'uno e per l'altro, naturalmente, ma la distanza era abissale, eppure il famoso seminario di Torino. Bobbio mena pendenti terribili,
sono andato a rileggerlo dopo molti anni, ovvio con la lucidità e la spietatezza che lo caratterizzava, con la simpatia, mena fendenti terribili, e Tronti è costretto, come, pur essendo personaggio certamente non facilmente addomesticabile, ad alzare degli scudi incredibili e a dover dare ragione poi, a convenire appunto con la grande questione che proprio solleverà poi nel 1975, sollevando un grosso problema, nella famosa questione della non c'è un maschio, dico, e non te vedete raccontarmela, appunto, è finito. Di nuovo, economia e politica. Naturalmente a Bobbio non si poteva andare a raccontare la storia di Kashmir, eccetera, eccetera, che conoscevo ultimamente, ma con le quali non andava d'accordo, essendo la sua parte, la parte che insegnava. D'accordo? Il normativismo, la DOC, il POC. Quindi la sua visione poteva essere quella che era contenta di ciò che non si chiude, perché modernamente questa è, come dice Bersani, quest'acqua qua. Si poteva andare a dire, perché lui l'alternativa aveva, ed era un sistema economico rappresentativo. Ecco, Marx appunto dice, l'economia politica classica che fa? Non si spinge a cogliere quel rapporto sostanziale che deve essere scoperto dalla scienza. Da questo punto di vista non deve trarre in inganno il fatto che Marx attribuisse ad Adam Smith il merito di aver rigettato ogni carattere determinato dell'attività produttiva, cioè Marx dice a un certo punto, no, Adam Smith aveva compreso che tutto dipendeva dal lavoro. Ecco, questa è una sincera dichiarazione, ma che cosa era sfuggito a Smith? Ovviamente era sfuggita la differenza specifica. Nei termini di Marx era sfuggito l'Einzigart Unterschied, l'unica cosa differente, cioè quella che è in grado di produrre appunto che cosa? La valorizzazione, e che sta tutta dentro la legge del valore e che ne determina persino la sua crisi. Ecco il punto. La rilevanza su cui giustamente Cattiani insisteva in quel stato che vi dicevo prima è questa, cioè il dover cogliere in Marx non solo una armonica e non tanto un'armonica teoria del valore lavoro, quanto una palese istanza che fa della legge, che interpreta la legge del valore attraverso la sua crisi. Perché? Perché l'Einziger Unterschied, cioè l'unica cosa differente, cioè la forza lavoro, non può che determinare una sproporzione nel rapporto. Ed è per questo che la critica dell'economia politica, piaccia o non piaccia, svaffa o non svaffa, insiste su questo. Ma capite che insistere in questi termini, nel tentativo di svelare lo sfruttamento, è ben altra cosa da dire in termini formali, corretti, tra profitto e salario le cose sono, diciamo così, c'è un contratto, è ben altra cosa. E non si può arrivare allo stesso punto attraverso l'aggiunta di un po' di feticismo, di un po' di materialismo storico, di un po' di quello che vi fa. Dicevo, il fatto che Marx riconosca a Smith di aver individuato nel lavoro la fonte di ogni ricchezza è fondamentale. Però il ragionamento di Marco è che appunto Smith e lo stesso Riccardo non hanno colto che cosa? Non hanno colto che vi è un qualcosa di differente che ha una unicità assoluta. Attenzione, secondo Marx è una unicità
la cui irriducibile politicità è tutt'uno con la sua scientificità, con la scientificità della dimostrazione. Cioè, non è che per Marx possa essere appunto asserito, ok, cioè lo sapeva chiunque avesse uno sguardo critico, che tra, anche Barra era perfettamente consapevole che esisteva una questione sociale in Europa. Perché veramente, cioè, noi analizziamo Barra a quello dell'equilibrio economico, ma no, a niente, perché Leo Barra aveva come suo progetto, quindi il marginalismo nella sua forma più pura e completa, completa no in realtà, ma insomma nella sua forma più pura, quello di costituire un sistema di equazioni che rendesse conto, come dicevo prima, del funzionamento di un sistema economico in termini statici. Ma detto questo, la sua consapevolezza per quanto riguarda i problemi enormi della questione sociale era messa per iscritto in un numero infinito di saggi, infinito no, ma in un gran numero di saggi, in cui appunto si dimostrava. Ma qual era la questione di fondo? E la questione di fondo era che questo riguardava, per dire in termini così moderni, una sociologia economica. Ora, Marx non può essere ridotto a sociologo economico, perché se lo facciamo questa operazione, non ce ne resta più niente di Marx. Vi erano altri che facevano al tempo di Marx questo mestiere, e lo facevano egregiamente, non a caso quando pensiamo alla sociologia economica non pensiamo certamente a Marx, d'accordo? Vi erano altri che facevano e che faranno questo lavoro, e lo faranno con categorie diverse. Non a caso loro sono i fondatori della sociologia economica, non Marx. Dicevo, politicità e scientificità. Ora, dove sta il nesso appunto che produce la famosa questione che conduce alla soluzione di Marx e conduce alla non soluzione di Marx, cioè la trasformazione del valore in prezzo? Che cos'era la teoria del valore lavoro? Ora, senza complicarci troppo la vita, prendiamo Adam Smith. Che cosa aveva scritto Adam Smith nella Wealth of Nations, la grande summa del 1776, curiosamente indicata come la nascita, il manifesto del pensiero economico moderno, del pensiero economico, cioè anche qua, sciocchezza infinita, no? Non perché non ci sia pensiero economico lì ovviamente, ma perché questo signore, come dico sempre, i miei studenti, era un signore che aveva la parrucca, no? Era un signore che voleva portare proprio la parrucca, era un uomo del Settecento, cosa vuoi che fosse? È evidente, appunto, ragionava in termini importanti di economia politica anche, ma all'interno di un quadro che era un quadro estremamente articolato. Non a caso Schumpeter è il più bastardo di storici del pensiero economico, è meno attendibile, immaginiamo, anche come storico del pensiero economico, diceva, volevi di Smith, ma per carità di Dio, ma diventa di Stuart piuttosto, no? Che ha pubblicato un'opera analoga 10 anni prima. Volete proprio comprendere Adam Smith? Allora leggete la Theory of Moral Sentiments del 1759. È un paradosso, naturalmente, ma dicevo, che cosa aveva detto Adam Smith? Aveva sostenuto appunto l'esistenza di una teoria del valore del lavoro. In breve, per produrre un determinato bene è necessario un certo numero di ore di lavoro che hanno un costo, e quindi e le materie prime, per produrre le materie prime è necessario, e il mantenimento di chi lavora per produrre il tutto era riducibile a quantità di valore. Questo schema sarà adottato da Ricardo, sarà adottato da Marx. Funziona questo schema? Domanda che accantoniamo. Adam Smith non solo aveva detto questo, ma aveva fatto una distinzione che non risolve, nel senso che ci dice, vedete, nel mondo, diciamo così,
in cui primitivo, nel senso primitivo, no, non è stata la pietra, ma insomma in un modo non sviluppato, ecco, vale il principio del valore del lavoro contenuto, poiché ognuno è padrone interamente di ciò che l'economia, la società, per dire semplice, no, ognuno parte da mezzo di produzione di cui già dispone e scambia questo contenuto in base alle ore di valore contenute. Perché? Beh, perché supponiamo che la tecnologia sia sostanzialmente la stessa, meglio, assente, d'accordo? Sosteniamo che non vi sia, evidentemente, che cosa? Un capitalista che esige un profitto e un proprietario terriero che esige una rendita. Perché quando questo succede, dice Smith, è evidente che il valore deve pagare il profitto e la rendita, ma allora di cosa parliamo? Non più di lavoro contenuto, ma di lavoro comandato. Cioè quanto con il salario riesco effettivamente a comprare. Riccardo, cervello acuto, dice, no caro Smith, qui devi deciderti, non possiamo mantenerne due, o l'una o l'altra. Naturalmente allo Smith la contraddizione in quanto tale non era proprio il problema, allo Smith interessava rappresentare, nel senso foucaultiano del termine, quello che era la ricchezza, il meccanismo della ricchezza della nazione. D'accordo? Riccardo invece ha un altro intento. 50 anni bastano per modificare alquanto l'approccio alla scienza economica, anche perché Riccardo era potentemente pungolato da un cervello acuto, qual era Malthus, il quale continuava a dire: attento, perché tu stai effettivamente semplificando. E il buon Riccardo dice: no, dobbiamo trovare una soluzione diversa. Ne prova una, non vedo grande, non sto qui a dirvi. Poi dice: ok, prendiamo il lavoro contenuto. Ma poiché era un cervello acuto, che fa Riccardo? Pur non ponendosi il problema della trasformazione dei valori in prezzi, ha bisogno di arrivare ad una formulazione in cui le cose tengano. E poiché era acuto e poiché Malthus non gli risparmiava nulla, si rende ben conto che non è possibile arrivare ad un sistema di prezzi senza avere contemporaneamente un saldo del profitto. Ma per avere un saldo del profitto devo avere i prezzi, insomma un circolo vizioso. Ci tenta, ci prova, alla fine non ci riesce. Marx eredita questa situazione. E come la risolve? Ecco, la risolve appunto ricorrendo all'unica cosa differente. Attenzione però, perché in questo gioco ci sta la convinzione che legge del valore, si parli di legge del valore quando si parli della sproporzione che la connota, ovvero della crisi della legge del valore. Ritorno ad insistere su che cosa? Sulla lettura di cui appunto dicevo prima Cacciari, scuola capitalista, senso generale, su cui ho un po' insistito. Ovvero, valore lavoro? No, il problema non è quello del valore lavoro, perché il problema non è quello della trasformazione dei valori in prestito. Questo Marx non mi interessa. Mi interessa il Marx che dalla legge del valore giunge alla sua crisi. E nel momento in cui faccio questa dichiarazione sono consapevole di dire, sono consapevole che sto dicendo una sola cosa, perché legge del valore, crisi e legge del valore, i Marx sono un'unica cosa. Perché? Perché non ci può essere equivalenza alcuna se non formale, vediamo sotto il punto, equivalenza alcuna laddove dica quell'unica cosa differente che produce in realtà, ecco, una valorizzazione. Se volete, facciamo questo gioco, dai. In termini un po' di filosofia più baffa, più un po' di equazioni corrette, potremmo dire che cosa? Potremmo dire semplicemente, vedete, il salario non è adeguato, è basso. Ma Marx ci direbbe, ma che razza di ragionamento è questo? Basso, alto.
Io voglio capire qual è la causa del processo di valorizzazione. Lo vedo ben io che chi lavora non sta bene in termini economici quanto chi dà da lavoro. Cioè, c'era bisogno di Marx per arrivare a questo punto. Non c'era bisogno di Marx per arrivare a vedere sociologicamente, storicamente, eticamente, mettendola come cavolo ti pare, appunto, che vi era una differenza tra classi sociali. Vogliamo chiamarli ceti? Chiamiamoli ceti. Di che cosa aveva parlato? Della res philosophia. Che cos'era la società civile di Hegel? Non era la presa politica a suo modo di questo problema? Non a caso va in cerca di Adam Smith. Che cos'era se non questo, appunto, la società civile di Hegel? Non era già questa? Marx non basta. Quando ragiona su Hegel, il giovane Marx del 43-44 utilizza proprio rispetto alla società civile delle espressioni davvero cosche, a molti aspetti anche, che non. Non era questo ciò che interessava a Marx. Per questo credere all'economia politica non può consistere in una buona filosofia più una buona economia. Il meccanismo della dimostrazione, ecco il punto, in che cosa consiste allora l'unica cosa differente. L'ora è passata, ma adesso vado a... In che cosa consiste allora la cosa differente? Evidente, dice Marx, se guardiamo lo scambio, che cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto, nella famosa società di Smith troviamo un MDM, merce, denaro, merce. Io ho questa merce, il cui valore d'uso specifico è quello di scrivere. Ho bisogno di questa, cioè di sapere che sono, mi prendo sul mercato, scambiamo quote di valore in lavoro, d'accordo? Ognuno cambia le eccedenze. Alla fine che facciamo? Abbiamo consumato, poniamo questa, e abbiamo consumato questo. Il consumo chiude il cerchio. Può essere questo il modello che caratterizza una società capitalistica? Assolutamente no. Perché? Perché nella società capitalistica notiamo che cosa? Piccolo dettaglio su cui non ho detto nulla prima. La presenza della moneta, e questo cambia tutto. Non perché si tirino fuori i soldini per pagare, come dico di nuovo, scusate i miei studenti, potrebbero essere conchigliette, ma non è così. Il denaro è equivalente generale, ma proprio nel famoso terzo libro non è solo equivalente generale, è anche interesse, è anche, di a poco, il di capitale finanziario. D'accordo? Allora, un'economia monetaria evidentemente si parte dal denaro. Allora io con il denaro compro una determinata merce, d'accordo? E poi che faccio? Se la consumo, la storia finisce lì. Se la rivendo, torno in possesso di denaro. Ovviamente, dice Marx, nessuno è così stupido da perdere tempo nel scambiare 100 sterline per comprare questo e per avere dopo una settimana 100 sterline. Chi è lo scemo che perde tempo a fare questo? Nessuno. Quindi alla fine ci deve essere un incremento di valore. Allora dobbiamo dire lo scenario può essere DMD primo. Scusate, sono cose molto note, ma allora facciamo così: 100 sterline, compro questo, lo rivendo più caro. No, dice, ma è troppo comodo. Ci direbbero i miei colleghi così, che facciamo? Portiamo i prezzi alle stelle, una inflazione generalizzata, tutti siamo più poveri e in termini reali tutti siamo peggio. Quindi evidentemente ci deve essere qualcosa che succede di meglio. Che succede di meglio? È evidente, no? Cioè, il denaro è denaro in quanto si trasforma, no, in quanto
il denaro, per dare luogo a più denaro, deve trasformarsi in capitale, e per trasformarsi in capitale ha bisogno di acquistare, di dare luogo ad un processo di produzione. Per dare luogo ad un processo di produzione ha bisogno di acquistare merci, strumenti, quel caso dovete voi, e il posto da lavoro, cioè quell'utero di quell'unica cosa, quell'unica cosa differente, d'accordo, che appunto con la sua capacità trasformativa modifica vecchi valori d'uso. Ecco perché non è accettabile per la critica dell'economia politica un po' di filosofia più sraffa, perché non spiega questo, e questo si può spiegare in che modo? Dovendo ammettere che lo scambio iniziale è tra equivalenti, perché se non fosse tra equivalenti dovremmo ammettere che c'è uno scemo che è disposto a dare di più per ricevere meno. Pensateci un attimo, formalmente lo scambio tra capitale e forza lavoro è ineccepibile, perché se fosse eccepibile, d'accordo, potremmo dire, beh, ma perché eccepito? Come dice, perché sono preso per la fame. Ah, beh, questa mica spiegazione, questo lo sappiamo già, che tu sei preso per la fame, se no non saresti mica lì a domandare il lavoro. Ma questo ce l'avevano già detto, questo ce l'avevano già detto, ma lo sappiamo già che c'è più quello che vuole, so che non c'è più una schiavitù. Questo è, non tocchiamo la questione della popolazione originaria, ma la storia finisce più, ma quindi devo poter dar conto di questo aspetto e devo supporre che lo cambio sia tra i equivalenti, cioè che viga la legge del valore, perché se non viga la legge del valore, compro i tuoi servizi per una quantità di sussistenza storicamente determinata, eccetera. Se non vige questo principio, allora il guaio sta all'inizio. Allora torniamo all'idea che qualcuno sia così stupido da vendere qualcosa quando però a minor prezzo, quando poi guadagnare di più. Non è così. Non è così, perché, come sappiamo, l'unica cosa differente è la capacità di trasformare. Di trasformare vecchi valori. Ecco, e prendetela questa, anche se non ho ancora finito, ma prendete questa come conclusione. Questa forse non sarà formalmente rappresentabile in termini di equazioni che volete voi, ma non è questo in fondo quello che abbiamo di fronte costantemente, cioè la capacità trasformativa. Oggi si parla di capitale sociale, oggi si parla di Facebook come un modo di questo, di quell'altro, queste menate qua. In fondo stiamo parlando di che cosa? Di capacità trasformativa, valorizzante, che pertiene al lavoro naturalmente. È evidente d'altra parte che nel discorso di Marx era tutto riducibile al lavoro, qui non lo è, perché dobbiamo ammettere che cosa? Che in termini tecnici, tecnologici, la macchina non è un soggetto meramente passivo, non lo è più. A chi vogliamo rimproverarlo? Ad un uomo dal 1883 che non aveva nemmeno ancora visto l'Audi 2033. È evidente che dobbiamo scorporare elementi utili, ma il pilastro rimane presente, inevitabile, ed è un pilastro, chiedo scusa se mi ripeto, su cui poi la questione moderna per eccellenza, quando dico moderna per eccellenza intendo che non è riducibile da nessun postmodernismo, post nulla, economia e politica. Potrà essere ammantata di chiacchiere, di referendum online, di tutto quello che volete voi, ma economia e politica, di questo si parla. Quando quel Trump, a fronte di l'ennesimo eccidio, nega l'evidenza più di cosa stiamo parlando? Di società dello spettacolo, sarà pure una società dello spettacolo rovesciata, ma è evidente che parliamo di economia e politica, di interessi estremamente concreti. Cioè,
Ecco, qui sta la questione di fondo per Marx, cioè l'irriducibilità di questa differenza, una irriducibilità appunto che di fatto si traduce nella famosa espressione di Marx, Arbeit als Subjektivität, il lavoro come soggettività. D'accordo? Questo spiega la trasformazione di DM, di nient'altro che questo. E la cosa interessante è questa, che se andiamo ad analizzare la giornata lavorativa, cioè il processo di valorizzazione, che cosa non possiamo fare? Non possiamo fare, non possiamo distinguere ciò che paga il salario, che scusa se ho tanto altra voce, non mi fermo, ciò che paga il salario da ciò che invece costituisce il profitto. Dice, ma no, non si fa, non si lavora due volte. Non è che chi lavora, lavori prima per pagare il suo salario e poi dopo lavori per pagare, allora a quel punto di basta, guarda, io vado a casa, perché ho pagato. No, non dico, no. Il doppio carattere del lavoro si spiega cioè con che cosa? Con la sua duplicità crea valore e più del valore allo stesso tempo, in ogni istante della giornata lavorativa, dal primo istante all'ultimo. Si coglie questo in Zaffa? No. Un po' di filosofia, un po' di economia? No, non si coglie. Non c'è niente da fare. Questo è, e questo è nella sua contraddizione, nella sua la sua impossibilità di essere concluso. Ma questa, in questa non conclusività, scusate se utilizzo espressioni magari presuntuose, ma è qui ci sta la logica del momento. Dove sta la logica del momento? Cioè, sta solo qui, ovviamente, forte articolazioni infinite, diritti umani, però questo problema riguarda in primo luogo la politica. La politica, la critica politica e la critica della politica ugualmente, perché che cosa succede effettivamente, che adesso veramente parlo, cioè non parlo, concludo. Che cosa succede? Vabbè, una cosa prima di concludere, che cosa succede in questo processo? Perché ecco, questo stava retta effettivamente da tutta. Dicevo prima, lo scambio non può che essere tra equivalenti e la legge del valore deve vincere. Ma in Marx c'è un passaggio ulteriore, poco, ma molto poco considerato secondo me. E nonostante sia di Grundrisse, che è stato il testo più sezionato, molto poco considerato, avviene che cosa? Avviene quello che Marx definisce un processo di realizzazione negativa del lavoro. Che cosa vuol dire? Allora, c'è un processo di produzione, alla fine abbiamo un plus valore che va nelle tasche dell'imprenditore, del capitalista. Che ne fa? Se lo pappa tutto, lo porta in Svizzera, ragionevolmente, dice Marx, se è un imprenditore, lo reinveste. E che fa? Beh, compra di nuovo i fattori della produzione, compreso che cosa? Forza lavoro. Ma allora, lo scambio a torrenti che cosa diventa? Diventa uno scambio. Non solo uno scambio apparente, ma l'apparenza dello scambio. Cioè, non c'è nemmeno più uno scambio apparente tra soggetti giuridicamente uguali, dice Marx, sulla base della legge del valore. Nemmeno questo più c'è, perché? Perché la realizzazione del lavoro poggia di fatto su che cosa? Su un plus lavoro, su un plus valore già realizzato e reinvestito per comprare che cosa? Altra forza lavoro. Quindi è la forza lavoro che sfrutta se stessa. Ecco la realizzazione negativa del lavoro. Con un linguaggio hegeliano che può essere considerato splendido o urtante, ma davvero lo trovo splendido, Marx su questo ci fa veramente di bruttissimo. Una pagina davvero di grande rilievo che mi risparmia naturalmente. D'accordo? Ecco allora che
Quello che va considerato insieme è la differenza e l'eccedenza, cioè a partire da una separazione, dalla trennum, d'accordo? Dalla scheidung, questi sono i termini che assieme bisogna coniugare che cosa? L'einzige Unterschied, cioè l'unica cosa differente, con che cosa? Con l'Überschuss, con l'eccedenza che questa differenza produce. Ecco allora, la legge del valore non regge più nemmeno formalmente, perché anche formalmente siamo di fronte ad una realizzazione negativa del lavoro. E nessuno appunto può venire a raccontare che i soggetti sono giuridicamente uguali. Ecco, dicevo la conclusione del problema della trasformazione, vi ho già detto prima e non intendo insistere di nuovo, non potendo tra l'altro approfondire in modo adeguato per le mie competenze, perché il problema della trasformazione o si affronta in termini matematici oppure è una chiacchiera inutile. Io non sono in grado di affrontare i termini matematici, non mi importa nemmeno nulla di farlo, lo lascio fare chi è in grado di farlo. Naturalmente non posso però non porre il problema, cioè di fronte a questi, vogliamo dire, due Marx. Sarebbe un po' imbarazzante, non so nemmeno se, ma diciamo di fronte a questo problema, cioè di fronte all'idea che valore, lavoro e crisi della legge del valore stiano insieme, ma di fronte anche al fatto che un terzo arrivo al capitale c'è, non è che l'ho scritto io, certo, è che l'ha messo l'assemblato, chiaramente, facendo tanti giri, insomma, è quello. Marx era consapevole che non funzionava per tutto quello che volete voi, ma c'è, d'accordo? C'è. Ben Babel non è che costruisce sul vuoto, legge, interpreta e dice, ma come mai? Borkiewicz, un altro autore, Dmitriev, pur prima, Raffa in fondo, e tutto ciò che è seguito, perché mica è finita lì la storia con Raffa, come vi ho dibattuto continuamente anche dopo, non è che hanno costruito sul vuoto, hanno trovato un problema e hanno dato soluzione. Ma rispetto al problema, chiediamoci, il problema è risolto della trasformazione, che fa? Compromette il sacrificio teorico di Marx? Oppure è possibile rinunciare alla teoria del valore lavoro mantenendo il resto, un po' di filosofia, un po' di economia? Oppure è possibile mutare l'analisi marxiana affidandosi alla soluzione di Sraffa? Vedevo dire il Marx inutile di lì, aveva detto appunto Napoleone, perché si giunge comunque a un po' di filosofia e un po' di economia. C'è un altro filone molto più recente, quello che si affida sul cosiddetto neovalore. A Bologna vedete anche qualche esponente interessato a questo, ma per il nostro discorso non cambia. Io credo che rispetto a questo occorra dire che cosa? Che se vogliamo risolvere il problema in termini di risoluzione dei prezzi non c'è alternativa, cioè c'è Sraffa, poi si potrà aggiungere, togliere, modificare, però quella è la soluzione che è formalmente recepibile, però quella soluzione non ha bisogno di valori, c'è poco da fare. Adesso c'è una nuova vulgata che cerca di mettere d'accordo valori e prezzi, però a quanto pare per il momento ci credono solo loro, nel senso che nell'ambito della teoria economica non ha incidenza alcuna, d'accordo? Ma del resto non ha incidenza alcuna nemmeno il problema in quanto tale, mentre continua ad avere incidenza molto importante il problema del lavoro, d'accordo? Il problema del lavoro, nella sua forma di lavoro subordinato, nelle sue forme di lavoro subordinato. Un po' di filosofia, un po' di sociologia, no, non è così, perché qui c'è altro, c'è il rapporto tra politica ed economia, c'è il problema, il nesso, il nocciolo della modernità. Qui, appunto, credo che l'insistere sulla critica dell'economia politica abbia un senso. Per
tradizioni. Ho citato prima l'operaismo, in senso, ma in senso specifico, in fondo, perché quando parliamo di queste cose qua, c'è ci sono due nomi, se vuoi fondamentale, ci sono due opere sostanzialmente. L'uno è l'operaio di Tronti, un'opera imprescindibile, pubblicata nel 1963 e oggi, poi più visto, nel 1971, e c'è il Marzo Tramazzini del 1979. Anticipato da Marx sul ciclo della critica, il quale si è del 73, insomma questi sono gli autori che riflettono su Marx: valore lavoro, forza lavoro, critica della legge del valore. Questi sono gli autori. Io credo che questa tradizione, tutt'altro che moderna, come potete capire, perché al di là dei rapporti di amicizia tra Tronti e Giovanni Negri, credo che da 40 anni a questa parte ci sia nulla in comune, ma una sincera amicizia, credo, ma tipo che sì, insomma, quindi non è che parliamo di chissà che quale diciamo progetto. Ecco, che cosa questi ci hanno, queste interpretazioni hanno portato a galla? Come dicevo prima, e anche da questo punto di vista, è sicuramente la figura importante, hanno portato a galla il ruolo della critica dell'economia politica, il ruolo della specificità della forza lavoro, poi il ruolo del general intellect, eccetera. In alcuni casi, non lo nascondo, si tratta a volte di soluzioni troppo semplici, altre volte sono sicuramente soluzioni cercali che possono infastidire più di qualcuno, rendo conto, insomma, cioè un'opera come Operai in Italia, ora si ama o si detesta, perché è scritta in modi personalmente abbastanza interessanti, però non mi stupisco quando qualcuno dice non sono mai riuscito a leggere, perché mi irrita, è scritta in italiano, perché in realtà in tedesco, mi fa buona fine, non dove, però indubbiamente la sostanza c'è. Ma quello che è interessante, adesso davvero concludo, è questo. Dicevamo, il rapporto tra economico e politico, tratto specifico della modernità, questo del testo di Marx è irrinunciabile per quanto sia dannatamente sconvolgente. E non è certo un caso che a cavallo di questo rapporto tra economia e politica, leggo perché me ne sono sicuro, un certo, per dire Tronti, appello, abbia finito in nome del politico, questo quella pigli, ma io sono no, guarda, grande intelligente la cascia, abbia finito con il dovere, lui Tronti, prendere le distanze da quel suo operaio e capitale che generazioni diverse successive avrebbero continuato a rivendicare come punto di non ritorno dell'interpretazione di Marx. È grande questa storia. Che cosa vi ha raccontato? Scusatemi, questa sera vi ho raccontato nient'altro che l'interrogazione di Tronti, cioè siamo qua, non parlo di casa, questo. Perché? Perché sono convinto che questa interpretazione non abbia alternative, ma quella interpretazione di Tronti, letta con i dubbi dello stesso Tronti rispetto al suo stesso lavoro, maturati già nel 1971, quindi non è che iniziamo dopo. Significativi perché? Perché è il Tronti che, non so come, non so quanto, non sono un studioso di Tronti, non sono un studioso di Tronti, ma semplicemente un lettore, si innamora, diciamo, oppure sente il bisogno di portare alla luce quel grande universo volgarmente definibile reazionario, il quale però, quando è stato grande, e solo quando è stato grande, naturalmente, d'accordo? Carl Schmitt non è uno Ziegler, per quanto, no? Qualche problema gliel'abbia creato, tanto da mettere in basso, lo stesso cammino, no? Un paio di volte, Ziegler,
si è scocciato di tutto, è scappato da un giardino, è andato in bicicletta, è morto, correndo. Ecco, questo è intorno a questo, cioè, c'è una soluzione molto importante, è quella di che l'operaismo ha dato con altre soluzioni, con altre transiti, però un'ora e 20 del ciclo di stato sufficiente. Proprio venuti fuori i problemi che dovevano venire fuori. Adesso provo a dirlo con estrema sinteticità. Danza inutile. Danza inutile e gli sto facendo un complimento. Cioè, non serve. Non lo si può adoperare, nel senso, come voi non potete adoperare il giudizio universale di Michelangelo, lo dovete guardare e capire. Non c'è, ma non contiene istruzioni per qualcosa, e adesso il poveretto va dentro, non ha fatto altro che dirlo: io non scrivo ricette per l'osteria dell'avvenire. Max non era capace di dire quello che il mondo deve fare, esattamente come il suo maestro Hegel. La filosofia, anche quando nega se stessa del tutto coerentemente, come fa Max, cioè quando dice per essere filosofia io devo morire dentro il mondo, quando dice questo sta dicendo una cosa suprema e superba, che fa sì che quel pensiero filosofico si neghi alla strumentalità. Cioè, non mi puoi adoperare. Perché? Perché la pretesa di Hegel e di Marx, da questo punto di vista, identici, è che il sapere è dentro la cosa. Questa è la critica. Il sapere è dentro la cosa e consiste nel far parlare la cosa, nel far dire alla cosa la contraddizione che la cosa contiene. Per cui il sapere non è un insieme di formule che possono essere adoperate. Il sapere è espressione della cosa. Guardate, è la superbia luciferina, cioè chi parla non è un soggetto, questa è la parola del mondo, è il mondo che parla. Quando parla Hegel, quando parla Marx, non troverete mai un secondo me, on my opinion, ma scherziamo, chi parla è il mondo, chi dice finalmente la verità su se stesso. According to quel terribile inglese che nessun inglese adopera e che noi scimmiottando da cretini continuiamo a dire according to. Bene, allora, qual è il tema di fondo? È chiaro che non si può dire Marx ha una visione del mondo che può essere simpatica o antipatica, e poi non capiva niente di economia perché era un primitivo, non ci teniamo la visione del mondo e un'altra teoria economica. No, cioè Marx avrebbe detto no, io non esprimo una visione del mondo, io esprimo il mondo. E dico esattamente quello che ha detto il professor Zanini, cioè io vi dico la politicità dell'economia. Se la volete capire è così, se no sarete sempre all'interno di una patetica ideologia. Dopodiché, che cosa ce ne facciamo dell'avere scoperto la politicità dell'economia, intrinseca, originaria, ineludibile, insuperabile politicità dell'economia? Che cosa fa il pensiero quando scopre che c'è qualche cosa che il pensiero riesce a identificare ma non riesce più a mangiarselo? Cioè, quando scopre questo conflitto
che non può non esserci. E cosa è che fa? Cioè, basta, ha finito, ha detto quel che doveva dire, ha fatto quel che doveva fare. Il da farsi, posto che ci sia qualche cosa da farsi, non è più compito del pensiero. Il libro Il Capitale non è una teoria tecnica del colpo di Stato comunista. Non c'è scritto quando la disuguaglianza raggiunge un certo livello, allora si fa la rivoluzione. Non c'è scritto niente di queste cose qui. Come nella Teologia dello Spirito non c'è scritto che cosa succede, che cosa sta per succedere. Alla fine ti accorgi che è successo qualche cosa. Marx pensa il capitalismo com'è e dov'è. E ci dice contiene una contraddizione insolubile. Se l'umanità vuole essere sana, la deve eliminare quella contraddizione. Poi, essendo un uomo dell'Ottocento, forse aveva anche l'idea di avere la storia della sua, forse, non sono nemmeno sicuro di questo, ma forse poteva anche pensare l'umanità quella contraddizione la deve eliminare e vedrai che ci riesce. Basta, è finito qui. Certamente non può essere adoperato. Non può essere adoperato. Ma per far che cosa? Non è mica appunto. Non è mica un sociologo. Non esiste una legge di Marx, una teoria di Marx da adoperare. Questo è pensiero dialettico. Allora, a questo punto gli operaisti insorgono, dicono come osi nominare la dialettica davanti a noi. In realtà la parola dialettica non va interpretata soltanto come teoria della conciliazione oppure teoria dell'inevitabile passaggio della tesi e dell'antitesi fino alla sintesi. Questo è un modo molto scolastico di pensare la dialettica. Dialettica vuol dire contraddizione. E sapere che sa di dover pensare la contraddizione, di poterla pensare soltanto se ci va dentro. Questa è la dialettica. Del resto che fino a un certo punto l'hanno palesemente adoperata. Appunto. Dialettica non vuol dire i conti tornano. Può anche voler dire questo, ma insomma, in sé, nell'accezione moderna, vuol dire contraddizione. Fin dal povero Kant, vuol dire contraddizione. Marx è un gigantesco filosofo che è stato capace di pensare la morte della filosofia nel mondo, figuriamoci. Come Michelangelo, uno che pensa la morte dell'uomo in Dio, cioè è l'unico che riesce a dipingere Dio senza far ridere. Dopodiché che cosa fai? Se lo imiti sei un povero manierista, è un poveraccio, è un monumento. Questo non vuol dire che non dica, cioè quello che dice è vero, ma il fatto che lo dica non ci dà indicazioni per la frase. Poi, se volete le visioni del mondo andate al cinema, come diceva Weber. Se volete le indicazioni per la frase leggete l'oroscopo che tanto più o meno ha la stessa validità scientifica. Ma se un'opera d'arte è la filosofia nella sua, in una delle sue formulazioni più alte. Nella sua testa, ovviamente, essendo tedesco, è la più alta filosofia che sia mai stata scritta, perché tutti gli altri sono inferiori a lui, perché tutti gli altri non sanno che la filosofia oggi, ieri un'altra cosa, oggi può essere soltanto in perfetta continuità con se stessa, cioè di volersi mangiare il mondo, di esserlo mangiare, capire tutto, cioè un programma aristotelico, voglio un'enciclopedia del a metà dell'Ottocento è la critica dell'economia politica. Che in questo caso abbiamo letto, abbiamo sentito una bella lezione dai forti accenti operaisti, cioè tutta giocata sostanzialmente su questo, che la forza lavoro non è tutta mangiata dentro il meccanismo di riproduzione del capitale, è anche un'eccedenza. Leggendo Masti potrebbe anche sembrare che, come dire, sia proprio un ciclo infernale senza resti, no? Senza resti. Invece l'operaismo sottolinea il fatto che da qualche parte bisogna immaginare che la forza lavoro abbia un po' di forza, non sia soltanto carburante per la macchina capitalistica.
giusto, sbagliato, però anche con questo non ci fai niente di concreto. Chi fa le cose sul serio è uno come Vieni, che le fa nella contingenza e non lascia dedurre, non deduce da Marx proprio niente. Non deduce, cioè, ho letto Marx e ho capito che oggi è l'ora di fare la rivoluzione. No, se ne sono accorti tutti che quella non era la rivoluzione marxista. Gramsci, la prima cosa che ha detto, rivoluzione contro il capitale. Dopo puoi dire che ti pare, però per fare le cose non devi leggere i libri di filosofia. I libri di filosofia o di critica dell'economia politica servono, o sono dei manuali tecnici, che allora c'è scritto quanto su il tasso di interesse superato, allora la Banca d'Italia deve, bene, ma questo è un manuale pieno di ideologia che traduce in consigli per la prassi. Se è un grande libro, è un grande libro, cioè uno sforzo titanico di tentare di capire perché il mondo è fuori tasso. Questo, modernità è fuori tasso, come si scriveva quello che era un barbaro privo di ingegno, no? Shakespeare nella Milena. Perché è fuori tasso? Perché i conti non tornano? Ma forse perché non sono mai tornati neanche in quello che chiamiamo premoderno, non lo so. Ma certo, qui, nell'epoca in cui si esordisce dicendo bene, il mondo deve essere la figura dell'uomo, deve essere irrazionale e reale, eccetera, eccetera, poi ti accorgi che i massimi pensatori di questa epoca dicono non torna, esiste un problema di indeterminatezza originaria. L'indeterminatezza originaria del governo, Schmitt la vede nel fatto che non c'è ordine senza una scintilla di disordine che non puoi mai neutralizzare, ma la vede nel fatto che la legge della trasformazione del lavoro in valore contiene una politicità feroce che non può essere matematizzata. Contiene un disdivento, contiene una contraddizione. La più grande filosofia di questo mondo consiste nell'andare a vedere questa cosa e poi basta. Quando l'hai vista, appunto, se sei l'uomo dell'Ottocento dici forse ne venite fuori, se sei uno del Novecento dici te la chiedi per sempre, perché poi è questo, no? Il Novecento è questo, dice tu credevi di riuscire a farcela, non ce la fai. Ma, come la teoria del politico di Carl Schmitt, dica la politica, è uno che ti dice guarda è così. Dopodiché sei tu che sei in grado di agire o di non agire sulla base di fattori che nessun teorico potrà mai calcolare, se non è Kant. Se è Kant si mette lì, scrive 100.000 pagine dove ti spiega se, quando e come. Se uno normale non lo fa. Per cui io sono del tutto soddisfatto e veramente questa lezione del professore è andata veramente nella direzione giusta, secondo il mio intento, cioè di far vedere che io l'altra volta ci siamo parlati, ho detto Marx non sta dentro la storia delle dottrine politiche. Oggi Marx non sta dentro la storia delle dottrine economiche. Non è portatore della dottrina economica. Però non serve a niente. E come diceva Aristotele, la filosofia non serve a niente, non serve, è regina, non fa serva. Ma ci fa vedere la potenza della filosofia, senza la pretesa che serve. Come un'opera d'arte non serve a niente, però c'è. In questo caso non è un gesto banalista, in questo caso c'è un attraversamento delle discipline, per Bacot c'è un attraversamento delle discipline, di quelle che poteva conoscere lui, del materiale che si è letto, migliaia e migliaia di pagine delle inchieste parlamentari inglesi sopra la condizione sociale, la condizione operaia, la condizione minorile,
sui poveri, su tutto quel che voleva essere leggero, tutto si è consumato, un fuoco di legge, ripeto, non è un gesto dadaista, attraversa veramente tutto il mare che c'è da attraversare. A cosa serve la Divina Commedia? Diventi un miglior cristiano se leggi la Divina Commedia, se leggi la vicenda fenomenologica e l'ideale di uno che si salva passando attraverso tutto il mondo. Allora perché la continuiamo a leggere? Perché capiamo di più attraverso le opere che non servono a nulla che non attraverso le opere che vogliono servire a qualche cosa. Quando i miei amici dicono questo libro contiene una perfetta cassetta per gli attrezzi per il sociologo, dico beh, lo possiamo buttare lì. Perché le cassette per gli attrezzi sono una cosa che non fa avanzare per nulla il sapere. Dando per scontato che esistano gli oggetti, ed esistano gli strumenti, ed esistano i fini a cui quegli oggetti possono essere rivolti grazie a quegli strumenti. Beh, abbiate pazienza. Il pensare in grande stile, se non la chiamiamo filosofia, il pensare in grande stile non è questa cosa. Non è dare per scontato che esiste una cosa e sapere quali sono le chiavi per farla funzionare. Pensare grande stile è un'altra cosa. Il problema di Marx è che nessuno pensa che Marx sia questo. Pochi hanno pensato che Marx fosse questa cosa, ma tutti pensano che fosse un grande ideologo, uno che aveva in tasca delle ricette che bisognava propagandare e applicare. Cosa che nessuno mai ha fatto con Hegel. Non esistono partiti hegeliani, esistono partiti marxisti. Diceva perché Marx capisce l'economia politica. Ho capito, ma la capisce in un modo che serve a farci capire che essa contiene una contraddizione. Che quella contraddizione può forse essere risolta, ma poi la cosa finisce lì. Il punto è che mentre faceva questa pensata dolorosa, ci ha messo una vita, e il testo del Capitale ha la stessa consistenza autoriale della Volontà di Potenza di Nietzsche, l'ha scritto Nietzsche, però gliel'ha messo insieme sua sorella. Allora, mentre faceva questa cosa qui, visto che non stava parlando, non stava davvero dirigendo la Cappella Sistina, stava parlando di qualche cosa che esisteva, la filosofia pensa sempre ciò che esiste, non ciò che non esiste, ha incrociato la questione sociale. Non perché fosse particolarmente misericordioso verso i poveri ai quali era ben poco interessato, ma c'era una mostruosa questione sociale. E il pensiero di Marx, che non l'ha voluto, e non l'ha voluto, non ha voluto nemmeno essere marxista, fatto, però il pensiero di Marx è stato, questo sì, è stato il Vangelo, la Bibbia, è stato il mito di masse, che naturalmente quel pensiero se lo prendeva nella forma del Bignami, abbreviata, invece che leggere Dante leggevano il riassunto, e gli bastava. E c'erano i politici che se lo facevano bastare, e hanno fatto un mucchio di cose buone, per cui non è questo il punto, ma Marx scappa, sfugge, sta altrove. Non sta nei poveri socialisti che fanno i missionari nelle plebi urali emiliane nel 1890 a insegnare che si possono fare le cooperative, che magari fanno molto meglio alla condizione umana che non Marx come persona. Però Marx non sta lì e cede, accidenti se cede, ci manda un messaggio che, con il quale ci confrontiamo. Ci confrontiamo sgomenti ancora oggi, cioè Conti non torna, ha una potenza critica enorme perché è interno a ciò che critica. Allora può essere adoperato in un solo caso, in una sola accezione, come macchina demolitrice della tua ideologia, questo sì, cioè come
sistema, modo di ragionare che ti fa capire, come dire, l'elemento di ideologicità del modo di ragionare altrui. Al tempo stesso rinuncia a essere un'indicazione dettagliata per la prassi. Per cui è un gioco da impari. Da una parte ci sono le potenze economiche di questo mondo e dall'altra la critica. Un gioco da impari che forse non si risolverà mai. Quelle potenze possono sempre farsi beffe di Marx, ma possono spiegare che quelle potenze non dicono la verità. Quelle dicono la tua verità è una non verità, ma se anche fosse una verità, che cosa te ne fai? Dov'è l'alternativa a noi? Questo è il, mi sembra che sia quello che è venuto fuori. Per cui, verissimo, non Marx, ideologo, buon ideologo, cattivo economista, per carità. È un'offesa sanguinosa da dire che Marx, a Marx dire che è un ideologo. Non vuole essere un ideologo, vuole essere la parola del mondo, come ogni filosofo che si rispetta. Non si, una volta quando c'era, non si muoveva per me questo. Alcuni passaggi della lezione del professore davano per scontata la conoscenza di qualche cosa del marginalismo. Forse c'è qualcuno che ne vuole sapere qualche cosa di più, però l'essenza è stata detta in modo estremamente chiaro, no? Soggettivizzazione dell'economia, non teoria del valore ma teoria del prezzo, punto di vista dell'utilità marginale di un attore sociale ed economico perfettamente uguale ad ogni altro, perfettamente informato, e prezzo generato non dal singolo ma dall'insieme del singolo. Poi, sono quelle cose che sono finite in Hayek con Cosmos e Tyson, per Hayek è allievo diretto di von der sì. Di Mises o lo chiamo? E dunque noi adesso stiamo all'interno di un incubo pensato a Vienna, anche se la sua divulgazione è tutta anglosassone. Se non abbiamo interventi e commenti, cosa che posso capire data la densità della lezione del professore e anche in aspetti tecnicità non escludenti in realtà, e ringraziandolo della citazione di Modena, un tempo capitale, io sono di Modena, nel 68, io stavo in Germania, non sono economista. Prestato alla politica, alla scienza politica, ma no, c'ero per qualche anno, nel 78 diventavo assistente a Bologna e studiavo Cashmere, però a Modena quella facoltà fu, era la facoltà di sinistra, era il tentativo del PC di mettere in piedi la scuola, sì, no? Quando nacque sicuramente, cioè c'era una pressione potentissima proprio anche del sindaco di Modena, che come noto non era di Forza Italia, era proprio la cosa di sinistra. Poi il CMS è scappato a voi sotto lì. Ma io ricordo ancora quando andai su mia moglie, e non avevo fatto un disegno di economia, quindi, e andavo a Modena perché appunto a chiedere un consiglio per iscrivermi alla prova del mondo. E dopo aver parlato mezz'ora mi dicono: guarda, a me piace perdere. Sì, perché sono anche filosofici. Però ricordo un aspetto che mi ha insegnato molte cose. Parlavo con
professore, come vi ho citato prima, e in traguardo, sono 24 anni, e dico, perché la caduta del salto del profitto, stavamo andando con... Cosa? La caduta del salto, perché ho detto che e io sono rimasto, ma mai non cade, penso che mi spiego che tecnicamente era una stupidata. E però da lì ho capito che io con l'economia è la mia realtà si perde, che però nel reddito del marco bisogna avere molte antenne, perché appunto c'era chi studiava l'economia e che ti diceva ok, se vuoi fare politica economia, poi che se invece vogliamo parlare di economia, devi avere altre attrezzature e altre. Tanto di cappello, mi ha detto lascia perdere, io ho molto apprezzato e ho fatto altro e ho lasciato perdere. Un progetto si è salvato e mi sono salvato l'anima. Perché come non cesso di dire è peccato mortale, soprattutto se uno è mio interesse, è proprio peccato mortale. Per cui fare filosofi, fai qualche milione d'anni di purgatorio, ma fare proprio l'economista, quelli come Monti, che tu gli aiuti. E non so se perché il problema bisogna anche dire questo, perché alla fine voglio dire, abbiamo visto i maghi della anche, insomma studiando gli ordini dell'anno avanzato, cioè, ti accorgi che non sono i peggiori. No, gli ordo poeri sono tedeschi, gli ordi liberali sono una cosa che ci sono i nonni dell'euro. Non sono viennesi, sono proprio tedeschi. E certo, non sono i peggiori. No, sono i peggiori e ti dirò che sono convinto che alla fine non siano nemmeno i nomi dell'euro. Per lo meno, sì, certo, dopo l'articolazione politica è tutto il fondo liberale. Però in fondo avevano una concezione che ne parlavamo forse una volta che ho accennato, che da un punto di vista è quello che a me personalmente continua a stupire, è l'insistenza con cui, soprattutto, certo, fino agli anni 40, poi dopo cambiano registro, dialogano con Kaschwitz. Perché questi a tutto rinunciavano tranne che a un totale restart, nel senso appunto. Ecco, peccato che fino agli anni 40 che critica Kaschwitz non fosse veramente un pensatore, diciamo così, democratico. infatti dopo hanno tranquillamente cambiato registro, cambiato referente, non importa, poi c'è una storiografia che, secondo la quale gli otto liberali avrebbero una, non solo un dialogato completo, secondo la cui fatto, ma avrebbero un'ascendenza nazista. Eppure si arriva a dire questo. E dico, ma di questo abbiamo un numero della rivista. Bene, allora, se non ci sono richieste di commenti, di chiarimenti, vi do appuntamento, ci sono le date ballerine, poi ci stabilizzeremo sul venerdì, ma il prossimo turno è un giovedì. Giovedì 22 febbraio con il professor Roberto Finelli sul capitale e la democrazia. Grazie e arrivederci.